Eccoci! Ciao a tutti, cominciamo la diretta. Oggi abbiamo un ospite super mega speciale, un avvocato. L'avvocato Cappai, Salvatore, originario della Sardegna, che è un vero esperto di diritti sugli animali. Quindi adesso appena si collega potrete fare tutte le domande che volete. Un pochino io guiderò, insomma, il dibattito, perché altrimenti rischiamo di perderci, però non vedo l'ora anch'io di scoprire cosa ci dirà. Ciao a tutti, intanto vedo che siete già in tanti. Lo so, i problemi legali con i cani sono molto interessanti. Aspettiamo Salvatore. Eccolo qua. Ciao Salvatore, partecipa. Dovrebbe arrivare. Eccoti, ciao. Ciao, buonasera. Beh, buonasera anche a te, come va? Io Si sente? sento un fischio. Non sono io. Chissà, forse sono le cuffie, il riverbero. Aspetta, Le vediamo un attimo. cuffie. Tu senti bene? Sì, io ti sento perfetto. Magari chiediamo a loro se sentono. Vediamo come sentono loro. Sentite un fischio? Adesso vediamo, sono ancora un po' che stanno arrivando. Buonasera a Vediamo. tutti, intanto. Allora, no, io adesso non sento più niente, però, quindi dovrebbe andare bene. Ok. Proviamo, poi vediamo, nel massimo ci aggiustiamo. Allora, Salvatore, cosa vuoi Ciao. parlarci? Di cosa cominciamo? Quali problemi? Allora, no, parliamo di cose belle, non di problemi. No, Beh, l'avvocato si chiama quando uno ha dei problemi, però, no. L'avvocato c'è sempre per aiutare, poi ogni tanto ci sono anche problemi. va bene. Allora, io partirei da una cosa che tocca spesso noi veterinari indirettamente, cioè nel senso, molti proprietari vengono da noi con un cucciolo che magari ha un difetto genetico e ci chiedono se si possono rivalere sull'allevatore. A noi veterinari tendenzialmente chiedono: questo difetto c'era già anche alla nascita, dottoressa? Perché solitamente l'allevatore dice: no, io quando te l'ho dato era perfetto e tu dopo il problema è avvenuto dopo. Quindi a noi ci chiedono, diciamo, una perizia di parte. Cosa possono fare i proprietari se il cucciolo ha un difetto? Guarda, in questo caso si applicano esattamente le stesse norme che il codice civile prevede per i vizi dei beni mobili. Quindi in questo caso, proprio in questo specifico caso, gli animali sono equiparati, ne parliamo spesso di questo fatto, sono equiparati a beni mobili. Quindi ci sono i vizi occulti, ci sono delle situazioni, dipende anche come è stata effettuata la vendita. Se io lo vendo privo di vizi, quindi come sano e certifico, guarda, ne sto seguendo proprio in questi giorni una certificazione di salute. Del cane nella vendita, e quindi in quel caso, se viene fuori un vizio successivo alla vendita, quindi un vizio occulto che non poteva essere conosciuto, che non fosse facilmente riscontrabile, anche evidente, cioè tu vedi il cucciolo, in questo caso, ad esempio, ti faccio un esempio che sto seguendo, aveva l'occhio che aveva una leggera patina trasparente. E il Sì. venditore addirittura suggeriva di mettere un collirio, però poi è venuto fuori che c'era una malattia molto più grave, l'occhio si è gonfiato a dismisura e quindi era evidente che ci fosse un problema precedente e che il cane non fosse in salute. E poteva essere riscontrato solo da un esperto, l'acquirente, tra l'altro in questo caso si trattava di vendita a distanza, l'acquirente non poteva assolutamente valutare il vizio, noi lo chiamiamo vizio, ovviamente il problema di salute in questo caso. E quindi in questo caso c'è la possibilità di ridurre il prezzo, oppure ci sarebbe anche la possibilità di restituire l'animale. Io in questo caso stiamo parlando di animali, non stiamo parlando di oggetti, quindi direi che una persona che acquista un animale e vuole affezionarsi, e magari nel frattempo si è anche già affezionato perché passano le settimane, quindi io escludo. Anche se tecnicamente è possibile, io da avvocato ti devo dire che tecnicamente sarebbe addirittura possibile la sostituzione, però non prendiamola in considerazione. No.
c'è la riduzione del prezzo e addirittura se la vendita è stata effettuata conoscendo il vizio e quindi addirittura con una colpa, c'è la possibilità di chiedere anche il risarcimento del danno. E quindi cosa significa? Tutte le cure, ad esempio tutte le spese di cura oppure il danno da sofferenza che si è patito nel vedere questo cucciolo soffrire in quel modo, oppure purtroppo, magari perdere la vita, sono tutte situazioni in cui c'è la possibilità di avere il risarcimento del danno. Addirittura, ecco, vedi, questo non lo sapevo, perché per noi veterinari è sempre molto difficile dare un parere, nel senso che noi ci chiedono, era già presente il vizio? Sì. Ad esempio, un classico è i testicoli ritenuti, quando si parla di maschio criptorchide, è evidente che c'erano già i testicoli, se non ci sono adesso non c'erano neanche prima, quindi l'allevatore spesso si arrampica sugli specchi dicendo no, ma quando te l'ho dato io i testicoli c'erano. No, che non è possibile. Quindi ci chiedono un parere. Noi però ci fermiamo al parere, dopodiché dobbiamo dire adesso cosa può fare, cosa può fare il proprietario una volta che ha il parere del veterinario scritto nero su bianco che il cucciolo aveva un difetto già presente, vada all'avvocato. Sì. Sì. Se non riesce a trovare un accordo, ci sono anche delle possibilità di accordo pacifico col venditore, però molto spesso c'è un muro contro muro e quindi è necessario che ci sia un professionista, sì. Allora, vediamo qua che ci sono già delle domande, qualcosa ho visto. Non su questo argomento, però saltiamo da un altro argomento che ci dicono spazio minimo per legge in cui può stare un cane. Molti tengono cani di taglia grande in box di 8 metri quadri e dicono di essere la norma di legge. Sembra una cosa impossibile. Cioè, la detenzione del cane, ci sono delle regole per detenere un cane? Non ci sono delle leggi, non c'è una legge che stabilisca una misura minima. Spesso ci sono dei regolamenti comunali, principalmente delle normative locali, che stabiliscono invece uno spazio. Però 8 metri quadri non mi sembra poco rispetto alle norme che vedo, in molti comuni, quindi sarebbe addirittura ipotizzabile. Però Ma io io penso che la valuterei. signora, penso che la, scusi, ti interrompo, penso che la signora si riferisca a quando si vedono i cani dei vicini, tipicamente, no? Io vedo il cane, il mio vicino, che Allora, tiene un cane in un gabbione, cosa posso fare? C'è, cioè, maltrattamento a quel punto? dipende, nel senso, il maltrattamento inteso come reato deve essere valutato caso per caso. Quindi, magari anche il veterinario può avere un ruolo fondamentale, i veterinari della ASL, i veterinari che poi interverranno nei controlli, dovranno valutare se in quella specifica situazione, che magari rispetta anche i parametri, oppure non ci sono parametri, però si va a valutare il singolo caso se il cane è maltrattato oppure no. Quindi è Okay. fondamentale una valutazione anche veterinaria. Però da dall'ASL di competenza, non dal veterinario privato che potrebbe essere di parte, deve essere un ente comunale o Diciamo che per smuovere le autorità pubbliche e quindi magari fare degli interventi tramite vigili, tramite sequestro dell'animale perché c'è un reato in corso. Cioè, ci deve essere una valutazione a cui loro fanno affidamento. La nostra può essere una relazione che depositiamo magari per avvalorare quella che è la nostra tesi e sostenere questo tipo di accusa. Però in realtà non può, lo Stato non si fonda su delle valutazioni private. Ok, perfetto, benissimo. Per questo me lo chiedono spesso, spesso mi chiedono, infatti io di solito dico di chiamare i vigili, quello che mi viene a dire quando vedono maltrattamenti, dico chiamate i vigili sono quelli che dovrebbero vigilare, appunto. Guarda, purtroppo non abbiamo, anche io che mi occupo di queste materie, non abbiamo tanti strumenti. Perché, avvocato, perché non fa qualcosa? Ma io posso semplicemente attivare la forza pubblica. Io non ho dei poteri, sono un privato cittadino come tutti voi, come il veterinario. Possiamo solo, magari mettere una parola, dire, far vedere la situazione, mettere in evidenza, però non abbiamo nessun potere. Quindi, in realtà, è sempre la forza pubblica che deve intervenire, con tutti i controlli dei vari esperti, e in quel caso allora ci può essere un'iniziativa. Ok, no, allora dicevo bene, dico bene ai miei clienti, ai proprietari, dico bene, perché a volte posso anche sbagliare, magari. Noi siamo privati, non abbiamo poteri pubblici. Bene, vediamo un'altra domanda. Due cani liberi in area cani si azzuffano, un cane prevale sull'altro. Ci sono delle leggi che tutelano la vittima o viceversa? Io questo non lo so, su cani liberi, non, in area cani sono aree
Allora, comuni. quando c'è, in realtà sì, però si valuta la responsabilità dell'uno o dell'altro sempre nel caso concreto, perché magari non c'è stata una custodia, il proprietario l'ha lasciato lì, è andato via, non è intervenuto tempestivamente, ci possono essere situazioni svariate, però è sempre, c'è uno che è danneggiato e l'altro no. Magari si valuta una responsabilità al 50%, rispetto al 100%, però il danno, almeno in parte, sicuramente andrà risarcito. Ecco, una cosa che mi collego a questa domanda del signore per una curiosità che ho io e che comunque diciamo, mi trovo spesso a dover rispondere sempre ai proprietari di cani. Molti pensano, se io ho il cane al guinzaglio e fa un danno grave a un cane libero che ci viene addosso, io non ho nessuna colpa. Però io sapevo che non era così. Te lo chiedo perché io ho un cane di grossa taglia comunque, no? Al guinzaglio. E spesso mi arrivano dei cagnetti piccoli sotto e me li può prendere in bocca e mangiarseli fondamentalmente. E quindi ho sempre paura di dover comunque pagare un danno o giustificarmi, anche se il mio guinzaglio è l'altro libero. Assolutamente, c'è da dire che non è la stessa cosa se il cane è al guinzaglio o non è al guinzaglio. Se è al guinzaglio ci potrebbe essere una responsabilità minima perché si valuta la situazione, come è successa il cagnolino di piccola taglia che gli va incontro, lui per reazione immediata lo azzanna, ma e tu sei lì che non puoi fare niente perché il cagnolino che gli è andato contro, tu l'hai anche tenuto, non puoi. Magari ci può essere una piccola percentuale di responsabilità a seconda della situazione, però no, potrebbe anche essere totalmente esclusa. No, ok, normale. Vabbè, tu devi avere comunque una minima responsabilità nel caso in cui si verifichi un danno. Io causo un danno, infatti il problema è questo, cioè se il cagnolino muore, io ho causato un danno No, comunque. però lì c'è la responsabilità del proprietario del cane di piccola taglia che non l'ha accudito come avrebbe dovuto. Cioè, una responsabilità c'è, ma è principalmente del suo proprietario. Ok, perfetto. Quindi non pago grossi danni, diciamo. Non dovrei No, risarcire grossi danni. diciamo da zero a poco. Ok, vediamo un po'. C'è una signora che chiede: su alcuni siti, come subito, vabbè, ci sono persone che cedono cani senza microchip. Non è legale. Come si potrebbe risolvere per prendere questi cani pur non avendo il microchip? Io qua non lo so, il microchip. Allora, in realtà non è vietata la vendita senza microchip, cioè almeno da un punto di vista del diritto civile, non è che ci sia un divieto di vendita senza microchip, è vietato vendere cani di razza, cioè cani che non sono di razza, spacciandoli per cani di razza. Lì addirittura c'è un illecito sanzionato con delle sanzioni amministrative anche pesanti. Però la microcipatura è una questione amministrativa, al limite c'è una sanzione amministrativa se manca il microchip, però non è un qualcosa che vieti la vendita. E invece io non posso, una cosa secondo me ben più grave che capita tutti i giorni, sempre, di continuo, è la vendita di cani che ti dicono che sono di razza, ma in realtà non hanno il pedigree, che è l'unico documento che attesti che è di razza. Ecco, questo è vietato, questo è assolutamente vietato. Quindi questa è una cosa che non ho mai capito, perché tantissima gente continua a Non te lo comprare. devono, non te lo devo, non te lo devono vendere come cane di razza, te lo devono vendere come meticcio, come simil, pastore tedesco, con tutte le caratteristiche che gli vuoi dare, ma non lo puoi vendere come cane di razza, non lo puoi vendere come... Però di fatto lo scrivono sull'annuncio, cioè io vedo degli Esatto. annunci, vendo pastori tedeschi a 200 euro senza pedigree, cioè poi addirittura, pensa a te, questo è allucinante, adesso lo dico perché abito nel negozio qui vicino a casa mia, c'è un centro commerciale che vende cuccioli e c'è un cartello con scritto cucciolo di bulldog senza microchip 1000 euro, cioè in negozio, che io dico non è legale sta cosa, com'è Vabbè, possibile? gli allevamenti autorizzati e i negozi dovrebbero fare tutto in regola, quantomeno. Più che altro senza pedigree, se te lo vendo come cane, più che microchip, il pedigree è molto importante. Perché lì Lei, devi attestare. io dico sempre questa cosa del pedigree, insisto tanto, ma nessuno ascolta. Perché alla fine è una frode, cioè tu, se tu compri un cane senza pedigree, è come se collaborassi, cioè, adesso passami il termine, è come se aiutassi questi a continuare a fare un illecito, cioè sei complice in un certo senso, tu In un continui a certo comprare. senso, diciamo di sì, dai.
Allora, vediamo un attimo. Per prendere un cane o un gatto in condominio, si deve avvertire gli altri condomini? No. Allora, in realtà però bisogna fare delle precisazioni, perché il codice civile ci dice adesso, non c'è nessuna norma che vieti di custodire, di detenere anche come proprietari animali da compagnia in condominio. C'è un tipo di regolamento condominiale che non viene superato dalla normativa del codice civile, che è un regolamento di natura contrattuale, si dice. Tendenzialmente è quel regolamento che viene creato direttamente dal costruttore dell'immobile e poi rimane ad accompagnare il condominio per tutta la durata, finché non viene modificato all'unanimità, eccetera. Quindi quel regolamento prevale sulla possibilità sul diritto che il codice civile attribuisce di tenere gli animali in condominio. Quindi prima di acquistare un immobile, verificate con molta attenzione cosa stabilisce il regolamento originario. Quello che si dice di natura contrattuale tecnicamente, però è il regolamento originario predisposto. Quello che Contratto. c'è di base, che si. No, non è un contratto, è il regolamento condominiale che viene predisposto in origine. Ok. Tendenzialmente è quello. Oppure può essere modificato anche dall'Assemblea, però con voto all'unanimità ci possono essere delle modifiche di questo tipo. Quindi, se si è già condomini, ovviamente nessuno vi potrà modificare il regolamento all'unanimità, perché ci siete voi che dite no. Però se andate ad acquistare un appartamento e dovete portarci i vostri cani o vorrete avere dei cani o dei gatti in appartamento, andate a vedere cosa stabilisce quel regolamento, perché se quel tipo di regolamento dovesse vietare, non si può portare gli animali. Oh, questo non lo sapevo, bravo Salvatore, proprio mi hai aperto un mondo perché io ero convinta che fosse un diritto ormai di tutti. No, c'è Allora. una norma del codice civile che stabilisce che l'assemblea condominiale non può con le proprie determinazioni vietare di detenere gli animali da compagnia. Perfetto. Allora, c'è una signora che forse si è connessa tardi, gli dice cosa posso fare se vedo un cane sempre chiuso in pochi metri. Lo dicevamo prima, signora Antonella, deve Quindi chiamare i attenerà. vigili. Allora, aspetta, mi perdo le domande per strada. Allora, e quindi anche il prezzo di un cane di razza senza pedigree dovrebbe calare, cioè in teoria non potrebbero neanche Esatto, venderlo. no, certo, non puoi spacciarlo come cane di razza senza pedigree, ma ovviamente. Se tu lo vendi come simil razza, dove fai capire che non è un cane di razza, non può avere il prezzo di razza. Oppure io valuto e dico: no, mi stai vendendo un cane che non ha le caratteristiche della razza, quindi non lo pago come lo pagherei in un allevamento autorizzato che mi dà il pedigree, eccetera. Tendenzialmente segue quello, però se noi siamo consapevoli, poi non possiamo tornare indietro. Se ci fanno presente, è un cane, è un meticcio, te lo voglio vendere a 10.000 euro. Se tu lo acquisti consapevole di tutto, sono affari tuoi. La fai tu, ok, perfetto. Ma cambiamo discorso, non parliamo solo di soldi, di Un vendite. attimo, io seguo le domande. Se un cane infastidisce un pedone senza fargli male, magari lecca o salta addosso o abbaia all'altra persona, può fare causa? No, se non c'è un danno, tendenzialmente lecca o salta addosso. No, non ci vedo nessun danno. Poi mi sembra talmente piccola la situazione. La problematica che non varrebbe la pena fare una causa, assolutamente. Capito. Bene. Allora, quindi E sono successe delle situazioni particolari dove il cane è saltato addosso a una persona che aveva un abito da 1.500 euro, si leggono queste sentenze, gli rovina l'abito, oppure deve portarlo a un lavaggio particolare, magari che costi 300 euro, 500 euro. A quel punto, anche solo una zampata, una leccata può essere un danno risarcibile. ok, perfetto, sei chiarissimo, grazie Salvatore. Allora, una domanda che adesso arriva con l'estate, tutti andiamo in vacanza, perlomeno quelli che possono, causa Covid, però la maggior parte di noi va in vacanza, dove lo possiamo portare il cane? Ristorante, hotel, spiaggia, dov'è che può entrare, dove Dipende, cioè la risposta è sempre dipende. Purtroppo l'hai letto, l'ho scritto anche sul libro. Allora, non c'è una risposta univoca perché purtroppo in tutte queste normative sui luoghi dove gli animali possono o non possono andare, noi abbiamo pochissime norme.
c'è una norma del 54 che stabilisce che gli animali debbano essere portati col guinzaglio, la museruola, poi adesso questa della museruola è stata leggermente modificata, che non possono accedere nei luoghi dove si manipolano i cibi e che in situazioni di particolari esigenze di natura igienico-sanitaria non possono accedere. Quindi queste sono le tre regolette di base del nostro ordinamento sugli accessi degli animali. Quindi una norma che ha 70 anni. Non c'è niente di più a livello nazionale. Tendenzialmente escluso, cioè col guinzaglio, museruola, escludendo i luoghi dove si manipolano cibi, poi magari ne parliamo specificamente perché anche lì ci sono delle eccezioni. Gli animali potrebbero entrare ovunque, potrebbero andare in spiaggia, potrebbero, però intervengono tutta una serie di normative regionali, comunali, quando c'erano le province provinciali, cioè ogni ente locale aveva alle sue regole. Quindi io non posso darti una risposta che valga dappertutto. La regola generale è che gli animali non tendenzialmente nella gran parte delle regioni non possono accedere nelle spiagge libere, almeno durante tutta la giornata. Ti faccio l'esempio della Sardegna perché è quello che conosco, però non chiedetemi delle altre regioni perché dovrei andarmene a vedere singolarmente. Da noi gli animali possono entrare nelle spiagge libere generali, no? Non libere per i cani, nelle spiagge libere per persone. Possono entrare prima delle 8 e dopo le 20. Tra le 8 e le 20 non possono andare in spiaggia. Non chiedermi la ragione, perché se fosse igienico-sanitaria non avrebbe senso dalle 8 alle 20 in poi, eccetera. Oltre a questi orari, ci sono delle spiagge che vengono individuate specificamente per gli animali. E poi ci sono i vari bagni privati, eventualmente, che possono stabilire dei loro regolamenti. E la stessa cosa più o meno vale per tutta Italia. Bisogna andare a vedere il regolamento regionale, la legge regionale, cosa stabilisce, però i singoli comuni che hanno le marine e le guardie costiere possono addirittura stabilire delle regole ulteriori. Quindi, tendenzialmente, una regione che vieta, oppure una regione che concede di andare nelle spiagge. Se siamo in un comune che vieta l'accesso in una determinata spiaggia, dobbiamo trovare però i cartelli ben chiari con l'ordinanza del sindaco numero, cioè deve essere ben individuato. Diverso è nel caso in cui la regione, come da noi, vieta di base. A quel punto non serve il cartello di divieto per la singola spiaggia. Quindi Però uno come fa a saperlo? Se non c'è il cartello. deve informare prima di partire. Mannaggia. Questo è, lo so. Oppure Cattivissimi. mi manda un messaggio e lo vediamo. No, ma è difficile anche verificarlo. Quindi il consiglio che si dà e che posso dare è quello di, se dobbiamo fare una vacanza in cui intendiamo portare i nostri cani in spiaggia, magari per giorni, diversi giorni, informiamoci prima, telefoniamo magari al comune del luogo dove stiamo andando e chiediamo l'informazione, così sappiamo anche come muoverci o se scegliere di non andare in quella determinata località. Sì, i divieti più o meno sono simili. Io ho girato un po' le spiagge d'Italia, più o meno, non ci sono delle È grosse anche giusto differenze. che vengano premiate le località che incentivano questo tipo di turismo, che garantiscano delle spiagge, non le peggiori spiagge che rimangono magari in sassi o piene di alghe, perché spesso vengono lasciate libere agli animali soltanto le spiagge più brutte, quelle più belle destinate al turismo vengono vietate. Quindi invece è bello anche che ci sia un turismo che incentivi questo tipo di attenzioni. E nei parchi invece chi va in montagna, come me ad esempio, qua in Trentino, i parchi comunque diciamo naturali così hanno di solito l'accesso, si può entrare, basta che abbiano il guinzaglio e Sì, siano tendenzialmente i supervisionati. parchi, i giardini pubblici, non ci sono grossi divieti, anche se capita spesso che dei sindaci facciano delle ordinanze, che vietano l'accesso, magari esasperati dal comportamento di qualche proprietario maleducato, che però vietano l'accesso a tutti i proprietari di animali con gli animali. E cosa succede in quel caso? In quel caso l'ordinanza è illegittima. Ah, I ok. TAR si sono espressi più volte dicendo che se l'ordinanza non è così vaga, così generica da escludere la possibilità di accesso a tutti gli animali soltanto perché ci sono magari dei proprietari maleducati che sporcano e non ripuliscono o ci sono situazioni di questo genere,
non può farne le spese, tra virgolette, la comunità, ma ci sono tutta una serie di rimedi molto meno incisivi, molto Bene. meno gravi, e quindi i TAR annullano queste ordinanze, però vanno impugnate purtroppo. Mamma mia, ragazzi, comunque non è facile andare in vacanza col cane. Io ci vado, ma tra gli hotel che non te lo prendono, gli agriturismi che non te lo prendono, è solo di taglia piccola, taglia grande non lo vogliono. Poi i posti dove puoi andare sono limitati, cioè diventa veramente complicato andare in vacanza col cane. Devo dire, ultimamente. Allora, c'è qua una domanda sui gatti. Gatti che girano nei giardini dei vicini, potrei avere dei problemi? In molti me lo chiedono, però il Sì, gatto come fai? in realtà se causassero dei danni potrebbe essere un danno risarcibile, però sui gatti è difficile anche vietare, limitare lo spostamento perché sono animali liberi, però se dovessero causare un danno a un bene del vicino, in quel caso è risarcibile. Mamma mia, devo stare Guarda, attenta, il mio quarto, non speriamo so se ne bene. puoi parlare, ma la responsabilità dei proprietari di animali in generale, come responsabilità, è una delle più gravose di tutto l'ordinamento. Perché è una responsabilità che può essere definita oggettiva, si presume, cioè quando un animale causa un danno. È difficilissimo escludere quella responsabilità, ci deve essere un caso fortuito, cioè un evento imprevedibile, inevitabile, esterno, che abbia spinto l'animale a fare quella cosa e che non fosse possibile evitare, altrimenti il proprietario è sempre responsabile. Perfetto. Quindi io però, ecco, ho un'assicurazione per danni contro terzi, che Ah, mi copre, giusto? assolutamente, e questa è l'unica vera via d'uscita, l'ultima spiaggia, che stavamo parlando di spiagge, l'ultima spiaggia per evitare qualsiasi problema. Nel senso che noi possiamo avere tutte le attenzioni possibili, però avere un'attenzione al 100% con gli animali, basta una zampata su un bambino, basta qualsiasi situazione imprevedibile, cioè anche inevitabile, anche col guinzaglio, come dicevi tu, ci possono essere situazioni di pericolo. Quindi l'assicurazione ci garantisce in tutti i casi in cui noi non riusciamo, anche prestando tutte le attenzioni, a evitare il danno. Ok, no, infatti io ho l'assicurazione per danni contro terzi, a parte che copre anche tutti noi della famiglia, anche il figlio, tutti, quindi Certo. siamo tutti coperti, se facciamo un danno a qualcuno siamo coperti. Ci sono due tipi di assicurazioni. Ci sono queste che coprono la responsabilità civile, che viene de definita del capofamiglia solitamente, e copre i danni di tutti i membri della famiglia. E anche degli animali, però ci sono anche delle polizze molto piccole, di importo elevato, che sono specifiche per i danni degli animali. Magari sono 10 euro al mese, e però vale Vabbè, la pena guarda, io sono perché. tutta assicurata, io ho assicurato qualsiasi cosa, cioè io sono tutta assicurata perché non voglio avere problemi. Allora, vediamo un attimo, ci chiedono, ci sono regole per gli abbai del cane in casa di proprietà, ma in complesso a schiera? Cioè praticamente fra vicini, forse di rimpettai probabilmente. Non ci sono regole specifiche per quel tipo di abitazioni, ci sono delle regole che valgono sempre. L'abbaio dei cani, se è eccessivo, se supera la normale tollerabilità, può avere delle conseguenze sia di natura civilistica ma anche di natura penale. Se l'abbaio continuo, esagerato del cane, sono previste anche delle pene. E poi c'è la possibilità di ricorrere a un giudice per far interrompere quella condotta e anche per chiedere un risarcimento del danno. Bisogna stare attenti perché si può arrivare addirittura al. Sentirei via, aspetta Salvatore, sento andato via la voce. Aspetta, ripeti l'ultima frase perché ci sta andando via la voce. Adesso sì, però ho dei momenti che ti perdo. Ok, dicevo che nel caso in cui si verifichi un reato si potrebbe arrivare all'estrema conseguenza, e purtroppo capita, ne abbiamo sentito anche, abbiamo letto delle storie molto tristi, che ci potrebbe essere anche il sequestro dell'animale. Quindi ne paga le conseguenze l'animale quando la responsabilità è totalmente del proprietario, che magari non si è rivolto a un veterinario comportamentalista, perché magari il cane si abbaia tutto il giorno. Sì, infatti lì intervenite voi. Brava. Se il cane abbaia tutto il giorno, non è detto che stia bene.
Anzi, probabilmente qualcosina, questo lo devi dire tu però. Assolutamente. No, allora, io allora, faccio la premessa: Salvatore ha scritto un articolo anche nell'amica veterinaria proprio sui cani cabbaia di condominio. Quindi, quando pubblico il suo articolo, sotto c'è tutta la gente che commenta e dicono: ma no, i cani hanno diritto ad abbaiare, poverini, devono esprimersi. Non è proprio così. Cioè, un cane che abbaia incessantemente tutto il giorno sta bene, cioè. Non è un benessere psichico dell'animale. Quindi, comunque, un discorso è un vicino di casa particolarmente esigente o fastidioso che si lamenta perché il cane abbaia al bustino una volta al giorno. Vabbè, pazienza. Ma se il cane tutto il santo giorno abbaia come uno ossesso, Il dovete fare qualcosa rumore, per impedire il cane. esatto. Il cane avrà dei problemi. Il rumore è un rumore, nel senso che se ci fosse un bambino che dà delle martellate a un muro tutto il giorno, sarebbe lo stesso identico reato. Cioè, non è che è previsto un reato specifico per gli animali, è il reato che viene definito di rumori molesti. Quindi se c'è una persona che urla in continuazione o che suona il pianoforte anche di notte, che suona la tromba mentre voi riposate, è la stessa regola, cioè non è che è stabilita per gli animali. Ovviamente, gli animali hanno il diritto di abbaiare, i cani hanno il diritto di abbaiare, ci mancherebbe, è un loro diritto, ci sono anche delle sentenze che lo stabiliscono. Quindi è verissimo che i cani hanno il diritto di abbaiare. Quindi, se si tratta di un abbaio normale, che è nella sua natura, non c'è nessun problema e non c'è nessun reato. In quel caso potrebbe essere il vicino esagerato, ma interverrebbe un controllo, vedono che non c'è niente di che. Ma mi sono capitate situazioni del genere, dei miei clienti che hanno dovuto addirittura mettere le telecamere sonore per dimostrare che i cani abbaiano solo se passa qualcuno oppure in situazioni molto particolari, ma non è vero che abbaiano tutti i giorni. Quando i vicini mandavano delle lettere, D'accordo. di diffida, minacce, situazioni, le più svariate, dicendo che i cani abbaiavano dalla mattina alla sera ininterrottamente, hanno messo le telecamere e hanno dimostrato che Ah, non era ok. assolutamente vero. Questo è un buon suggerimento per dimostrare che non è vero, in Sì, effetti. perché molto spesso i vicini o ce l'hanno con te per altre cose e se la prendono con l'animale, oppure magari ingrandiscono questa problematica perché non ti sopportano e quindi tendono a non sopportare magari neanche 2 minuti di abbaio. Però diciamo che quelli sono rapporti tra vicini e i problemi ci sono in tutte le situazioni, non solo Quindi con gli tanto animali. lavoro per gli avvocati, dai, dei rapporti Vanno franchi, penso che sia il vostro pane. per farci scrivere le Allora, vabbè, c'è Claudio che giusto dice: parlaci della legge sui cani amputati, ma direi che è illegale, punto. anche Cioè, lì ormai è pacifico che sia legale. Poi io alla sua amica veterinaria ho trovato un articolo che ho scritto, ma è un articolo di considerazioni etiche, morali. Però è illegale, quindi non si può. Chi vuole continuare a amputare cani, i cani lo fa in Croazia o lo fa con veterinari compiacenti che però rischiano di essere radiati dall'albo. Una cosa Sulla mia però pagina, ormai tra capisco. l'altro, su Dimmi. questa tematica, sulla mia pagina c'era un articolo che avevo scritto proprio in risposta a una tua domanda. Ah, linkamelo Rispondo domani dopo, che così dopo lo faccio. all'amica veterinaria e c'era la normativa sulle mutilazioni non necessarie, fatte soltanto per estetica. Giusto, c'è da dire che è una cosa che io non ho mai capito, questo forse è un buco legislativo nostro, è che come sia possibile che non si possano multare i proprietari che girano con i cani amputati? Cioè io mi sono sempre chiesta, no? Io vedo tanta gente che gira col cane amputato. Allora, è pacifico che se il cane ha 2 anni ed è amputato, lo hai fatto amputare. Quindi dovrebbero fermarti i vigili, i carabinieri, quelli che sono, per dirti lei non rispetta la legge. E invece questa cosa non c'è. Beh, in realtà non c'è una norma che dica che non puoi girare con cani amputati perché tu potresti averlo adottato. Vabbè. Lo so, però è un reato. Il reato va accertato in un processo penale, quindi Però, quello. cioè, se tu, esempio, se io sono il vicino di prima, con il vicino bastardo di prima, vedo che il mio vicino di casa ha un Amstaff, mettiamo, che ha le orecchie normali, il giorno dopo torna che ha le orecchie amputate, posso denunciarlo? Beh. Lì puoi denunciarlo, si fanno gli accertamenti, si scopre com'è andata, cosa è successo, se c'era una necessità, se non c'era una necessità medica, però sempre all'interno di un'indagine, come per tutti i reati, dai più piccoli ai più grandi.
Quindi diventa indimostrabile fondamentalmente, cioè è un disastro. No, diciamo che i processi penali sono già abbastanza lenti, macchinosi, anche per reati molto più gravi. Quindi capita spesso che le persone si lamentino che non c'è giustizia per gli animali. È Vero. vero, però dobbiamo dire che non c'è giustizia neanche per le persone molto spesso. E non è un problema della giustizia nei confronti degli animali. Sì, ancora è culturale, nel senso che molto spesso io vedo celebrare processi magari per un falso, per un'imitazione di una borsetta venduta in spiaggia, cioè vedi processi di questo tipo e poi magari l'uccisione del cane viene messa nei fascicoli dietro e gli viene data meno importanza. In realtà, culturalmente, certi reati dovrebbero acquisire maggior valore rispetto a reati bagatellari che devono essere messi in secondo piano. È culturale molto, eh? La È giustizia, le leggi e la giustizia funzionano se funziona la cultura su cui si basano. In tutti i campi, quindi anche all'interno del nostro paese, adesso non voglio fare distinzioni tra regioni, però ci sono zone in cui certe cose, anche a livello di animali, funzionano meglio e certe cose no, le leggi sono sempre le stesse. Quindi la cultura è fondamentale. Questa cosa sui cani amputati a me tocca personalmente, nel senso che mi dispiace per l'animale, però mi rendo conto che non possiamo farci niente. Cioè, io anche da veterinario, cosa faccio? Denuncio il cliente? Cioè, vedo il cliente che mi arriva con gli... cosa E tu faccio? ti trovi già col fatto compiuto. È il veterinario che gliel'ha fatto. Ma come lo dimostri? Cioè, dovrebbe esserci fuori uno che Però firma e chiede. se ci fosse una segnalazione, il mio vicino ieri non ce le aveva, il cane del mio vicino ieri non ce le aveva amputate, oggi ce le ha amputate, viene segnalato da un'associazione animalista, magari che fa un controllo. C'è un'indagine, nel senso che chiedono al vicino. Perché ha amputato le orecchie al cane? E si va a verificare chi l'ha amputato, chi le ha amputate, perché, qual è la ragione. E lì rischia anche il veterinario. Però si può Perché scoprire. i veterinari che lo fanno si conoscono nell'ambiente, chi sono, cioè E vedi, girano lì tutte. è culturale, però. Lì è culturale, perché sai, ma si continua a lasciar fare. Se tutti sentissero un certo comportamento che un certo comportamento desta ribrezzo, neanche illecito, cioè se adesso tu vedi un signore che prende a calcio un bambino per strada, tu sei la prima che interviene, o chiunque comunque interverrebbe in difesa del bambino, perché vediamo quel comportamento come gravissimo. Se invece c'è una cultura per cui, vabbè, un cane, non è un bambino. A quel punto non si interviene oppure uno non vuole problemi perché mi capita spesso che quando ci siamo da fare delle segnalazioni iniziano a dire sì, ma il vicino lo viene a sapere, sì, ma cioè, non voglio problemi per una situazione di quel tipo, magari, capito? Siamo fatti così noi italiani. Allora, vediamo un attimo. C'è una signora che ci chiede del guinzaglio a strosso o lunghezza del guinzaglio. Sai che Famoso sul guinzaglio. guinzaglio a strozzo io non ho mai trovato niente di particolare. Non è illecito, cioè non è un reato. Il collare elettrico ormai è considerato maltrattamento, però con l'astrozzo. Neanche io. No. Poi Anche io sono così. lì siete soprattutto voi veterinari a dover valutare se quel tipo di strumento può costituire un maltrattamento o meno e perché. Cioè, lo strozzo puro, cioè la catena a scorrimento senza fermi, cioè senza fermi che blocchino la massima chiusura, è pericoloso. Mentre il semistrangolo no, cioè nel senso un collare a scorrimento che però ha un fermo, che vuol dire che più di tanto non stringe, cioè ci passa Certo. comunque un dito, allora quello va bene, non è, in realtà non è uno strangolo, non succede niente, ma invece quello proprio a cappio che lo strozza, cioè gli toglie il respiro, quello è pericoloso, però sono Ecco. comunque commercializzati Sì, sono normalmente. venduti liberamente e non ho trovato mai una sentenza che condannasse per il collare strozzo. Allora, vediamo un attimo, odore delle feci, aspetta, c'è... Una luce tremenda, ti vedo illuminatissima io questa luce.
Eh, ma io so il paletto, tesoro, io so il paletto Ah, professionale. ecco. Io ho una luce qua, ma non credo che non stia Allora, il mio paletto arrivando. è il paletto professionale, lo trovi su Amazon comunque, è il paletto professional con 15 euro, lo compri. La mia ragazza ce l'ha perché lei fa la truccatrice e ce l'ha, però non ce l'ho qui e quindi niente. Ho una Esatto. lampadina, ho una luce buia. Vediamo un po'. Oddio, nella sua esperienza di avvocato le è mai capitato una causa? Aspetta, che mi vanno via le domande. Una causa relativa agli animali da compagnia? Se sì, di che genere? Beh, penso di sì, sei del settore, cioè ti occupi di questo anche, no? Oltre agli incidenti. Sì, no, no, assolutamente. Cause sì, ma soprattutto trattative stragiudiziali mi capitano. Cioè situazioni dove non si arriva in causa, fortunatamente. Perché in queste questioni o sono piccole, cioè questioni condominiali dove magari c'è da mandare una diffida, smetti di comportarti in questo modo, lascia stare il mio cane, non avvicinarti, diffide di questo genere, oppure cause di risarcimento sì. Adesso ne sto facendo una che mi ha preso tantissimo. Purtroppo un cane ha azzannato un bambino. Cioè io le faccio un po' da tutte e due le parti. L'altro giorno, 2 giorni fa, è venuta una signora che ha perso il gatto, purtroppo azzannato da un cane senza guinzaglio. Capita spesso. Quindi sì, situazioni di questo tipo. Oppure principalmente le cause sono per aggressioni. Perché poi io non occupandomi personalmente di penale, io lo faccio con altri colleghi il penale, la maggior parte delle cause che riguardano gli animali sono di diritto penale se ci sono dei maltrattamenti o se c'è un'uccisione. Quindi tendenzialmente le fanno gli avvocati delle associazioni. Ho capito. Bello, comunque è una bella branca, interessante comunque. No, ci E sono tanti. non Dimmi. sapevo che ci fosse il risarcimento del danno di un cane su un gatto, perché non sapevo che si potesse chiedere il danno perché il gatto è stato mangiato dal cane. No, in realtà ci sono dei danni, ci sono migliaia di euro di spese veterinarie, prima di tutto, che vanno rimborsate perché comunque questo gatto è rimasto in vita, per un po' di tempo e quindi ci sono delle spese necessarie. Perché tu fai il possibile per salvarlo, poi magari non si salva, non si salva ugualmente. Oltre a quello, io, ma tanti altri, stiamo cercando comunque di spingere per il riconoscimento del danno morale, perché secondo me se ti uccidono un animale, sì, hai quei 1.000. Io ho fatto dei casi anche dove c'erano 7.000 euro o più di spese veterinarie, nel senso che si sono fatte operazioni molto complicate, ricoveri, quindi magari 10.000 euro di spese veterinarie. Ma la persona che sta curando quell'animale cambierebbe volentieri quei 10.000 euro con la sofferenza che ha passato, con quella che passerà perché gli è stato ucciso davanti. È perché non ha più il proprio animale a cui era affezionato. Cioè, se iniziamo a vedere l'animale come un membro della famiglia, non ragioniamo tanto in termini economici sulle spesine veterinarie che possono anche essere elevate e purtroppo ancora non vengono riconosciute che può essere. Ma la legge lo riconosce, un attimo la voce, la legge riconosce il danno morale sulla perdita del cane e del gatto, cioè sono considerate cose o sono considerate persone? Beh, cioè persone, diciamo, affetti. Non c'è una legge che stabilisca qualcosa in proposito. Perché Va via la credo. voce, mannaggia. Aspetta, Mi senti? Salvatore, va via la voce. Non so. Mi Ripeti senti? l'ultima frase, mi è partita la voce. Non so se poi è un problema mio o anche degli altri. No, probabilmente io non posso disattivare i dati perché mi arrivano i messaggi e quando mi arrivano chiamate o messaggi, perché sono al cellulare, probabilmente blocca la rete. Sono i messaggi che arrivano. Basta, non Poi scrivete a Salvatore, fate buoni. dopo oggi sono sveglio dalle 6. Allora, dicevamo, è un'interpretazione giurisprudenziale, non c'è una norma che stabilisca questo. Vi faccio un esempio. Le sentenze più famose in termini di risarcimento del danno, che sono delle sentenze del 2008 della Cassazione a Sezioni Unite, hanno stabilito che la perdita dell'animale da compagnia equivale alla rottura del tacco di una scarpa da sposa, a un ritardo fastidioso in aeroporto. Quindi ci troviamo di fronte alla massima giurisprudenza che solo 10 anni fa ha
ha equiparato la morte, la perdita di un animale da compagnia a questi fastidi, sostanzialmente. Quindi capito la cultura giuridica in cui ci stiamo muovendo. Ecco, però delle sentenze successive, soprattutto di giudici che hanno a che fare con le persone, giudici di merito, non tanto la Cassazione, hanno riconosciuto in molti casi il danno morale, il danno da sofferenza. C'è un modo, un danno da sofferenza potrebbe essere riconosciuto una scorciatoia che si potrebbe ipotizzare e un giudizio di equità davanti al giudice di pace. Stiamo parlando sempre di danni piccoli, di somme piccole, perché il giudizio di equità ha dei limiti. Però qualcosina potrebbe essere riconosciuto a prescindere da questa giurisprudenza. In realtà dobbiamo lottare per far sì che sia visto come un diritto costituzionalmente riconosciuto. Cioè, abbiamo dei danni alla persona. Se tu vieni investito, per fare l'esempio più classico, tu hai diritto al danno biologico, ma se il danno biologico è importante e ha delle particolarità, ti spetta anche un danno da sofferenza, che è quello che viene definito danno morale, che è ulteriore al danno fisico. Quindi, danno psicofisico, non confondiamo morale con psichico. Psichico rientra nel fisico, quindi psicofisico e biologico. Poi c'è la sofferenza vera e propria, la sofferenza che io ho patito per non poter uscire con i miei amici perché ho la gamba fratturata, ho passato l'estate a casa e ho sofferto perché non ho potuto fare più, oppure in danni gravissimi ho cambiato addirittura carattere, mi sono chiuso in me stesso, ho cambiato le mie abitudini. Quelle situazioni sono danni morali, che vanno oltre il danno biologico, fisico che si subisce. Ecco, nel caso degli animali non può non ricondursi a una situazione di questo tipo. Cioè, appunto, viene riconosciuta spesso in danni da sinistri stradali non elevatissimi, anche una percentuale danno morale, una persona che perde un cane, a cui è affezionatissima, a causa di un comportamento colposo. Ovviamente se c'è un reato, se io, facciamo una distinzione importantissima, che questo va detto. Se io prendo a bastonate il tuo cane, in quel caso c'è un reato. Nel caso dei reati, il danno morale viene sempre riconosciuto. Quindi la legge che lo stabilisce. In caso di reati, oppure in casi specifici indicati dalla legge, il C'è danno sempre. morale viene riconosciuto. Il danno non patrimoniale è meglio definirlo. Quindi tutti i danni che non sono patrimoniali. Questo genere di danno viene riconosciuto se c'è un reato, se c'è una norma espressa che lo stabilisce, oppure se è un diritto costituzionalmente riconosciuto. L'uccisione di animali, non, la sofferenza provata per l'uccisione di animali e quindi l'importanza del rapporto tra persone e animali non può non rientrare prima o poi in questa categoria, nella categoria del danno riconosciuto dalla Costituzione come rilevante e non può essere considerato ancora come un fastidio che può essere dato dall'attesa estenuante in aeroporto, perché non esiste un proprietario di animali che cambierebbe alla pari la morte del proprio animale con un'attesa in aeroporto. Cioè, non è neanche pensabile. No, mamma mia. Oh, beh, ci stiamo arrivando, secondo me. Pian piano gli animali stanno. Sto scendendo troppo nei tecnicismi, nel senso che poi dico. No, 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 però stiamo arrivando pian piano, secondo me, con la legge e con le cause, piano piano stanno prendendo sempre più valore i nostri animali. È un processo Assolutamente. Quando questa cultura arriverà a tutti i livelli, e quindi anche i giudici non potranno non tener conto, perché magari loro stessi hanno un animale, capiscono o potrebbero capire cosa vuol dire perdere il proprio animale, a quel punto fare finta di niente, perché poi ci sono tantissime sentenze che fanno dei ragionamenti astrusi, nel senso, ti faccio un altro esempio. Se tu danneggi la macchina, e la tua macchina ha un danno da 10.000 euro, che se dovessi ripararla il danno sarebbe 10.000 euro, ma la tua macchina ne vale 1.000, a te riconoscono 1.000 euro perché il danno è antieconomico. Quindi se la tua macchina vale 1.000, ti do 1.000. Anche nel caso degli animali hanno cercato di portare questo concetto. Nel senso, c'è stato un caso molto particolare dove un vicino di casa aveva sparato con una pistola a pallini i gatti delle vicine. Mamma Uno, mia. sì, vedi sentenze di tutti i tipi. Uno era sopravvissuto, nel senso erano stati sottoposti a entrambi a delle cure,
Uno poi alla fine, dopo tutte le cure, era morto, l'altro era sopravvissuto, però avevano speso 10.000 euro di spese veterinarie. Lì, Sembra lì. proprio un reato, però è un reato, gli è sparato. Ecco, è lì, però ti spetta il risarcimento del danno. Ecco, ma quant'è? 10.000 euro che ho speso da veterinario. Ecco, e quella sentenza cosa ha fatto? Ha detto, sì, ma quel gatto quanto valeva? Ma va che cazzo, è il mio gatto, scusa, valeva quello che mi piace, che mi Lo parla so, a me, valeva. però non è così. Cioè, noi ragioniamo così. Però quella sentenza in particolare ha fatto un ragionamento di questo tipo. È un po' tecnico, non so se riesco, perché No, ho quando capito. parlo con avvocati, no, quello che dovrò dirti è un po' tecnico. Quando parlo Vai. con avvocati mi viene semplice, però spiegarli, perché adesso stiamo entrando proprio nel dettaglio. Allora, nel caso della macchina è molto semplice, 10.000 euro di danno, la macchina ne vale 1.000 e ti do 1.000. Nel caso del gatto, quel gatto non aveva nessun valore intrinseco, erano dei gatti meticci che non avevano un valore in sé. Il giudice, per riuscire a superare questo aspetto, perché diceva, se il gatto non vale niente, no, sto parlando di danno patrimoniale, non della sofferenza. No, la sofferenza adesso, dimentica la sofferenza. Quanto ti devo dare materialmente per le spese veterinarie? Capito? Perché se il gatto non vale nulla, tu, da un punto di vista delle spese veterinarie, e lo so, è difficile, perché io parlo in termini tecnici, perché analizzo. Sai cosa ha fatto? Hanno detto, il gatto, allora, la sofferenza può essere quantificata in 3.000 euro. Vabbè, già 3.000 euro, già Su 3.000. 5, perché erano 5.000, 5.000, io la sofferenza te la quantifico 3.000 euro. Quindi ti riconosco spese veterinarie fino a 3.000 euro. Perché? Perché il ragionamento è questo, secondo me non è assolutamente fattibile. Cioè, Ha un senso, è questa una sentenza non ha sentenza, un senso, però... secondo me non deve averlo, però è una sentenza del Tribunale di Milano, non è che sia arrivata dall'ultimo, non deve avere un seguito. Però hanno fatto questo ragionamento. Tu soffri 3.000, adesso ragioniamo in termini di soldi, se tu soffri 3.000 non sei disposto a spendere di più di quanto soffri per curarlo, capito? Sto giudice proprio E poi, antipatico, perché voi che poverino, legge, non lo sa voi che legge. fare. Chiediamo a loro se stanno, perché io sto parlando, ma cioè, se avete dubbi chiedete, però capite il ragionamento che è stato fatto? Se io soffro 3.000, non sono disposto a spendere più di quanto soffro, perché altrimenti vado oltre la mia sofferenza. E quindi quella è una sentenza particolare, però secondo me, allora, prima di tutto c'è un reato, se tu puoi curare un animale e non lo curi, è un reato. Ecco, questo, bravo, dillo questa cosa qua, dillo che per noi veterinari è importante. Voi dovete curare i vostri animali. Esatto, se un cane è malato e tu ti sei assunto la responsabilità di accudire quell'animale, hai la responsabilità di curarlo. Oh, bravo, Perché bravo. lasciarlo a soffrire, a morire, ci sono sentenze che già condannano per maltrattamento di animali anche questo atteggiamento omissivo. Cioè è una condotta omissiva sostanzialmente, non è che lo Allora, farei. sai a noi quanti ci chiedono di fare l'eutanasia? Cioè, vengono da noi dicendo voglio fare l'eutanasia al cane. Cane o gatto che stanno perfettamente bene o hanno patologie lievi, e ci dicono no, no, ma io voglio fare l'eutanasia perché sono stufati, vogliono cambiare razza, vogliono cambiare... Noi veterinari non possiamo perché è un reato. È Dico bene? vietato. Perché è un Esatto. reato. Meno male. Esatto. È vietato, è dal 91, è vietato in realtà. Cioè, prima del 91 addirittura i randagi che venivano portati in canile, se nessuno li reclamava entro 8 giorni, potevano essere uccisi. Meno Questa è una norma di civiltà enorme, che c'è stato un male. salto. Sì. Meno male che qualcuno se Vedi, però. l'abbiamo anche noi. Negli ultimi 30 anni la nostra legislazione ha fatto dei salti enormi in avanti su questa materia. No, stavo guardando i Dice, conti perché. c'è un'Antonella che dice, allora solo la responsabilità di curarlo devono restituirmi 10.000 euro. No, perché decidere di prendere un cane o un gatto è una tua scelta libera. No, Quindi se tu aspetta, prendi un però cane o un gatto, devi avere la ha responsabilità. ragione se c'è un reato, io sono No, d'accordo. Cioè. lei dice che, cioè, penso di intenderla così, cioè, se io sono obbligata a curare il mio cane o gatto, no, indipendentemente dal reato, tu Stato, mi devi passare le spese Eh no, veterinarie. così no, No, è la tua. se c'è un reato e tu mi hai
Cioè, io ho dovuto spendere quei 10.000 euro perché tu hai sparato sul mio gatto, me li dai tutti tu, perché io l'ho curato perché lo voglio salvare e lo devo salvare. E il discorso che Esatto. facevo è questo. Siccome c'è un reato addirittura per chi non cura i propri animali, io, potendo curarlo, lo curo e spendo anche 10.000 euro perché lo voglio salvare, devo fare il possibile per salvarlo. E quindi tu che hai sparato sul mio gatto mi ridai 10.000 euro. Questo è l'unico possibile che Sì. c'è in un ordinamento civile. Sì. No, pensavo che la signora si riferisse al discorso delle cure mediche in generale, cioè indipendentemente dal dolo, dalla colpa, c'è chi dice che molti proprietari che dicono: ah, ma io i soldi non ce li ho per curarlo, quindi voglio fargli l'eutanasia. Però tu dovevi calcolare il fatto che il cane e il gatto si potessero ammalare e devi pagare le cure, Quando ok? Quindi prendiamo la linea del fare l'eutanasia al posto di curarlo non è la soluzione, cioè non può. Guarda, che avere un animale è una responsabilità seria, cioè bisogna valutarlo anche da un punto di vista economico. È un impegno, è una spesa, e se li teniamo bene è molto dispendioso. Confermo. Ascolta, sta per finire il nostro tempo. Rispondiamo una domandina veloce, abbiamo 4 minuti. E poi dopo al limite vedo che è piaciuta questa diretta, al massimo ne facciamo un'altra, Salvatore. No, però prima ti ospito anch'io sulla mia pagina. Anzi, invitiamo a iscriversi, visto che oltre qui. Allora, appunto, bravo, usiamo questi 4 minuti per dire che Salvatore ha una pagina Facebook dove ci sono miliardi di iscritti, quindi andate a seguire la sua pagina perché non so come, cioè è una pagina mostruosa. Poi vabbè, ha il profilo Instagram, ti stai cominciando a usare perché ti ho io detto Salvatore usa Instagram, è merito mio. Però va dai 220.000, 25.000 su Facebook a 5.000 qui. E infatti iscrivetevi voi che siete tanti. Però hai cominciato con Instagram, l'hai cominciato recentemente, dai, di la verità. Non lo seguo, cioè non riesco a seguirlo allo stesso modo perché purtroppo non è fattibile fare tutto. Esatto. E poi ho scritto un libro bellissimo, che ce l'ho anche, da dove è finito? Aspetta, ce l'ho, eh. Vabbè, comunque io l'ho già letto. Eccolo, eccolo, aspetta, Salvatore, fermo. Bravo, Ok, eccolo qua. Visto che ce l'ho, che brava. che E noi c'è anche vediamo. la tua dedica, cioè, c'è la dedica di Salvatore. Varrà tantissimi soldi quando sarai vecchio questo libro. E niente, quindi compratelo perché è bellissimo, che parla proprio dei diritti degli animali. Lo Grazie per lo trovate, sponsor. c'hai il link. Su Amazon, sì, possiamo. Comunque lo metto fra i miei libri preferiti nella mia vetrina Amazon, quindi lo Perfetto. trovate sulla mia vetrina Amazon. Noi possiamo entrare, basta che scrivete Amazon, noi possiamo entrare e portate il libro. Esatto. Va bene, mi sto smontando il cavalletto qua con la luce. Quindi direi che è stata una bellissima diretta, ci hai detto cose interessantissime, oddio, sono stata, e ne facciamo un'altra sicuramente in futuro. Grazie Salvatore per essere stato con noi stasera. Ok, Ti aspetto anch'io sulla mia pagina e parliamo di veterinaria. volentieri. Ciao. Ciao a tutti, ciao, ciao Valentina.